Swipe, swipe e non rubare. Swipe, swipe sul canale. Su di me ci puoi contare. Metto hype e tu sei preso male. Ora questa reaction la faremo. Inizi da solo con i cazzi tuoi, no, Twitch, stream. Gli ho detto mettimi Twitch sul computer che Twitch ho anch'io. Sì, Twitch. Mamma, te l'ho messo. Raga, questa reaction cercheremo di farla più simpatica possibile, però andremo a trattare un argomento abbastanza importante e interessante. Eviteremo di parlare di cosa è successo tra la Dark e Side, perché non sono c***i loro. Ma poi lo sappiamo cosa è successo, ma sono un piccolo appunto, ma brevissimo. Va bene. No, è giusto per far capire a tutti quanti che quello che stiamo per fare non è la classica reaction stupida Arcade Boys. Ciao, figlio a me. Dopo l'uscita di Side dalla DPG, tutti quanti hanno parlato dicendo è successo questo, è successo quello, è successo quest'altro. DPG for life, a Gang of Infama, ma che non è la prima volta che uno esce da un gruppo e si fa la roba solista, eh. Beastie Boys con Robbie Williams è diventato più grosso dei Beastie Boys. Quello in sync con Justin Bieber. Ma anche 883 con Max Pezzali. Sì, ma anche un sacco di gruppi rock. Dov'è il problema? Anche di Dogo Gang si è sciolta e ognuno si fa i c***i. Poi, chi meglio, chi peggio, tutti e due peggio, però vabbè. Ma chi? Anche Pechino e quello che fa Jake. Adesso Jake, purtroppo. No, perché il reggaeton di Jake è l'unico reggaeton che si può definire. Sì, ma questo non si può. Certo, ti fa vedere i culi. Va bene, allora andiamo subito a sentire il pezzo. Barra non ha sentito, io l'ho già sentito. Io non l'ho sentito. Non si usava più SoundCloud, Side è tornato su SoundCloud, non si capisce perché. Sai che c'è rimasto su SoundCloud? Sono una io mi dissocio, satira. Side Baby, medicine, produzione Sick Luke, che come dicevamo in British sta con un piede in due scarpe. Sì, Sick Luke è il pantofolaio. Vai. Senti, sta roba lo fai. Preso le mie medicine, mordo dell'evento, armo da ragazzi nell'effetto, il suicidio, stavo attraverso le persone, cervello, e non dico questo, perché sono cresciuto. Bravo, che schiaffiamme da sempre. Bravo. Un onore. Beh, aiuta tanto anche la base. La tune così spaccata a merda fa proprio schifo. Credo che ci sia un outro lunghissimo. Eh sì, che ti fa capire la fattanza. C'è da dire comunque la produzione è molto bella, bravo. Queste credo siano le proprie ciabatte che cadono su. Con le ciabatte. Ah, pezzi di merda, abbassate sta musica! Jake! Hai parlato di reggaeton? Questi sono messi su. Ho sentito il reggaeton? È due ore che non sentiamo il reggaeton. Accendi! Ah, ragazzi, andiamo a fare la reggaeton, sì. Continuiamo a fare la reggae reaction. Allora, io andiamo subito a leggere il testo. La voce così con questa autotune spaccata è proprio una brutto. Ma anche lui, purtroppo il timbro, il suo timbro non ci sta bene. Molte volte sembra anche quasi fuori dalla metrica. Il testo invece è molto carino. Però è molto una poesia molto introspettiva. Poesia no. Però attenzione. È un discorso. Secondo me è messa mezza in prosa, quindi può essere anche dichiarata poesia. A me è sembrato proprio un discorso sensato dall'inizio alla fine, che puta caso è caduto in rima. Si vede che non ha messo filtro tra il cervello e la penna. Nel testo, quello che fino adesso ancora non abbiamo letto, quello che ho sentito, ripete molte delle cose che abbiamo detto noi nelle altre reaction, sì. Anche a livello di antidepressivi, quando c'è un abuso, quando c'è un utilizzo smodato. Lo diciamo dopo, leggiamo il testo. Okay. Ho preso le mie medicine, ma non sento l'effetto, la sefazione, e quindi sto seduto o in piedi sul bordo del letto, quindi la catatonia, non dorme. Da ragazzino in piedi sul bordo del tetto, lasciando cadere cose per sentirne l'effetto. Quando hai questa la rabbia, quindi rompi le cose da ragazzino, sì. per spaccare le cose, no? Anche come quando un ragazzino rompe i giocattoli, certo. Per vedere cosa c'è dentro, non perché li vuole distruggere. Può essere una cosa molto figurata, però può essere anche una cosa che lui ha vissuto da giovane, sul tetto della casa, il ragazzino che lasciava cadere le cose giusto perché ti piace quella cosa, cioè la distruzione, ma in realtà poi non è una distruzione, è semplicemente una scoperta. Il suicidio non lo contemplo, quindi non è un maniaco dello suicida, ma ci penso spesso, lo ammetto, ultimamente ci stavo attraverso. La depressione è una condizione, credi che duri in eterno, è quello che abbiamo detto noi. Scusami, ti prendo un attimo, il suicidio non lo contemplo, lo capisco molto bene. So esattamente di cosa sta parlando. È proprio per questo che ti dico che secondo me è tanto suo. Sì, infatti. La depressione è una condizione, credi che duri in eterno. È tutto in testa, è una battaglia col cervello. Quello che ho detto io con Lolo è che quando sei depresso sembra di essere depresso da tutta la vita. Invece no, è proprio la condizione così. E non dico questo perché sono uno psichiatra, ma perché sono cresciuto in strada tra
sbagliata. Lo dico per esperienza personale. So che cosa ho vissuto. Esperienza personale. Mamma, scusami se sono come sono. Teschio in fiamme da sempre. Non puoi tenermi in prigione. Questo penso sia una sua citazione a qualcosa che ha detto lui nel passato. Quindi, però, non lo sappiamo. Teschio in fiamme vuol dire che a capa calda. Testa di c***o da sempre. Sì, certo. Giro ancora con una lama. Ho paranoia delle persone. Dopo che ha preso il carcio in petto. Però è vero. Becchi in giro che ti rompono c***o. Alla fine, mica ti zaccagni. Ma infatti, raga, c'è tanto rispetto. Però non è una cosa di girare con le lame. Stiamo parlando di lui, non di voi. Ecco, evitate di girare con le lame perché in Italia fuori un'arma. Il porto di coltello non è ammesso in nessun caso. Le quattro dita non è ammesso in nessun caso. Neanche il trasporto. Deve avere il giustificato motivo che lo decide il carabiniere se ti ferma. E non c'è mai giustificato motivo. Quindi niente coltelli. Poi una cosa molto importante. Ricordatevi sempre che se in una rissa tirate fuori un'arma non è mai. Anche perché se cacci la lama mi autorizzi a uccidere. Bravissimo. Ok, bla bla bla. Allo stesso tempo morirei senza sentire amore. A volte spero che morirò non sentendo dolore, esatto. Ma soltanto un elevarsi, andare via con onore in un posto migliore. Cioè, allora, sai, in questa canzone molte delle cose sono cose che penso anch'io. Tutte? Sì, molte. Tutte? Sì. Tutte. Cosa che non pensi di questa canzone? No, c'hai ragione. Beh, le medicine non ho mai avuto. Ho preso le medicine ma non sento l'effetto. Quando fai la dieta ma non dimagrisci. Vero. E poi sei depresso e ti gira il cacchio. Esattamente adesso. Sai qua, in questa canzone un bel testo. Ma non un bel testo per anche se ha scritto side, un bel testo punto. No, un bel testo punto. E lo so che sono due reaction alla DPG che diciamo bello, però noi diciamo sempre bravo alle persone, non andiamo contro per partito preso. Anche Lolo, anche Lolo l'ultimo canto. Anche se Lolo ha stracopiato il ritornello da Elisa, non ce ne siamo accorti subito, ma è proprio Elisa. È vero. Tramonti. È vero. Fish, allora, se è due volte che i tuoi artisti plagiano, buttaci un occhio, ho capito che tu non puoi far tutto, però poi Torniamo a side, che è più interessante. Produci Sidefish, per favore. Ma secondo me è Molly Lolo. Sono da un po' di reaction che parliamo di antidepressivi, psichiatri e. Visto che il male del nuovo millennio è la depressione, da almeno 20 anni. E la moda e l'andazzo ultimamente è: devo avere l'antidepressivo e l'ansiolitico. Uno perché ce l'hanno tutti, due perché lo psichiatra, il dottore, qualsiasi dottore me lo consiglia perché c'è dietro un business, dietro ste cose. Non pensate che tutti i dottori hanno a cuore la vostra salute, hanno a cuore i loro soldi. Aspetta, non facciamo tutti. Una distinzione. Allora, c'è alcune persone ne hanno bisogno. Ma se tu fai una vita che sei sempre in giro a far movida, sei pieno di amici, scopi, te la tiri che hai soldi, te la tiri che sei di qua, ti senti tutto figo, non hai una vita che hai bisogno di ansiolitici o depressivi, sei solo un attention whore. Iniziamo a mettere dei paletti. Per fare il c***ione ti rovini la vita. Avete visto side cosa ha detto? Ma l'avete visto anche come sta? Lo sapete benissimo che ha problemi di salute gravi. Noi abbiamo... per lo stile di vita che ha scelto da testa di c***o. Lo sa anche lui e l'ha detto anche lui. Noi ultimamente abbiamo smesso di parlare di side per rispetto, perché sappiamo cosa c'è dietro. Riusciamo a capire empaticamente che una persona non sta bene. Quella volta che è stato arrestato, che non è neanche vero, che non è geniale quella volta che è stato arrestato, o comunque che tutti quanti hanno parlato dell'arresto e hanno continuato a dare addosso a questa situazione. Io ho fatto una live dove poi il presidente l'ho tolta subito, giusto perché tutti quanti dicevano è stato arrestato, vedi la droga, tutto il resto. Raga, quando sei dentro un circolo e la gente ti abbandona, la gente ti allontana, molte volte perché quando i tuoi amici ti dicono scegli la droga a noi e tu scegli la droga o comunque un certo tipo di vita, allora non dire che poi sono tutti. Perché chi sceglie la droga, soprattutto la droga pesante, non faccio nomi, ma certo, ne faccio solo una per tutti, è l'eroina. Adesso c'è questa grande rimonta dell'eroina, soprattutto per i ragazzini che vanno ai rave e la prendono come se fosse una cosa normale. 20 anni fa, 15 anni fa, c'era la cultura dello sballo, del tipico fan di Vasco Rossi, che però diceva provo tutto tranne l'eroina. E c'era almeno questa cosa. Però c'era un retaggio degli anni 80 dove l'eroina era veramente... Ma deve tornare perché adesso è una piaga un'altra il volta. Il problema, ragazzi, è che noi parlando anche con semplicemente psicologi e anche gente del settore, delle scuole, parliamo di droga, parliamo dell'eroina che sta tornando. No, non si può perché ci bloccano cose sui giornali, ci bloccano... I giornali non ne parlano perché no, non posso perché dire che città, nella mia città c'è l'eroina. Nella città i sindaci o gli assessori non vogliono che si parli del ritorno dell'eroina. E ci tengono di più all'immagine della città che alla vita dei loro figli. E questa è una merda. È per questo che diciamo che non tutti quelli che dicono di aiutarti molte volte ti stanno aiutando realmente. Esatto. Però di chi ci si fida? Punto di domanda. Di chi ti vuole bene.
di chi vedi che è lì vicino, non di uno che ti dice top, io ti quattro pastiglie di questo e il metadone a quest'ora e l'altro. Chi ti aiuta ti sta vicino, chi ti allontana dopo che ti ha detto scegli me o la droga lo fa per farti capire e metterti una scelta: scegli le persone o scegli la droga. Non dovresti pensarci su. Noi in tutto questo speriamo che la situazione si risolva per il meglio possibile, ma il meglio per possibile tutti. Per tutti. Sidesock sta cercando, sta cercando di, anche con questa cosa, anche con questa canzone che cerca di esorcizzare tutto quello che c'è intorno. È una bella cosa. Speriamo che si risolva al meglio per tutti. Per tutti. E ragazzi, se vi drogate, non cercate la carità, perché io vi do le legnate. Non che è drogato troviamogli un lavoro, no, troviamogli una cella. Affa*****.